Nicola, come valuti questa ultima uscita di pre-season? Beh, allora, perdere a me non piace mai, anche se comunque è amichevole, eccetera. Però vabbè, dobbiamo anche considerare che comunque ci mancavano i due lunghi titolari, che sono fondamentali, i nostri giovani che hanno cercato di rimpiazzarli ci hanno dato una mano importante, e quindi tecnicamente è stata positiva. Loro hanno messo molto agonismo, sono stati bravi, hanno recuperato i palloni, sono andati in contropiede, sono una squadra tosta e è andata molto bene. Senza i due lunghi titolari, molta fisicità è arrivata anche grazie al tuo apporto. Beh, per le mie caratteristiche cerco sempre di fare quello che serve. Oggi serviva più, diciamo, quantità da lungo, e non è un problema, sono abituato a giocare nei diversi ruoli, quindi è quello che devo fare. Come valuti questa pre-season della Junior? Ma siamo cresciuti molto, proprio le prime amichevoli si vedeva che ci abbiamo sempre messo tanto impegno, però ovviamente essendo una squadra nuova, allenatore nuovo, certe cose non tornavano, molti ovviamente in primis sentivano la preparazione come giusto che sia, e quindi adesso invece poi nelle amichevoli che abbiamo continuato a fare con Torino, con Trento, si è visto che abbiamo cominciato a giocare molto meglio insieme, con più fisicità, atleticità, e quindi siamo molto contenti. Come arriva la Junior a questa, insomma, 7 giorni che ci separano dall'inizio del campionato? Secondo me adesso siamo consapevoli di quello che siamo. Abbiamo creato coach, aiutato a trovare una identità di squadra che è improntata sulla difesa, sull'agonismo. Ovviamente, perché se facciamo il paragone del talento singolo nostro con alcune squadre di Lega 2 non c'è paragone, quindi giochiamo molto di agonismo e di gioco di squadra, ognuno è indispensabile e siamo pronti e carichi soprattutto davanti al nostro pubblico.